Allora, noi abbiamo introdotto i numeri naturali. Su questi numeri naturali, diciamo, numeri naturali li conoscevate dalle elementari. E che ci facevate con i numeri naturali? Addizione, sottrazione. Addizione, sottrazione, quando il diciamo il minuendo era più grande del sottraendo. Poi ci facevate la moltiplicazione, poi facevate la divisione col resto. Questo ci facevate. Ora, le proprietà di somma e prodotto, come si definiscono? Somma e prodotto, non lo sto a dire perché sennò che l'avete fatto fare elementare. Suppongo quindi che verranno, le rielencheremo, però le rielencheremo soltanto quando arriveremo ai numeri reali. Quindi non sto volta per volta adesso. Dirò come dai numeri naturali si passa ai numeri interi, dai numeri interi si passa ai numeri razionali e poi il passaggio più difficile è quello dai numeri razionali ai numeri reali. Però non starò, diciamo, ogni volta a ricostruire come si fanno somma e prodotto, perché poi sono quelle, somma e prodotto. La sottrazione non sarà altro poi che la somma con l'opposto, mentre la divisione non sarà altro che il prodotto con i due cicli. Quindi, diciamo, per quanto riguarda somma e prodotto, qualche volta sottolineerò come, se c'è qualche cosa delicata da sottolineare, ma suppongo che, ecco, quello che presuppongo è che sappiate fare la somma e il prodotto di numeri naturali e di frazioni. Sulle frazioni un qualche minimo ripasso pure ve lo do io, però diciamo questo è quello che diciamo darò per scontato. Allora cominciamo a dire che cos'è una relazione su un insieme. Allora noi abbiamo un insieme x, una relazione R su x non è altro che un sottoinsieme di x cartesiano x. Allora, quindi, se un elemento, guardate qui l'insieme non c'è x e y, però gli elementi continuiamo a chiamarli x e y per distinguerli, oppure dovremmo dire x1, x2, ma per adesso preferisco x, y. L'insieme è sempre x, ho fatto il prodotto cartesiano, x cartesiano x, quindi chi sono gli elementi, chi è un elemento di x cartesiano x? O della relazione che sta in x cartesiano x, è una coppia, x è un elemento di x, y stavolta è anche lui un elemento di x. Invece di scrivere così in generale, si scrive così x r y. Fate attenzione che una relazione, diciamo, nella relazione è importante l'ordine, no? Questo elemento può appartenere alla relazione, l'elemento in cui scambio y e x, anche se sono entrambi elementi x, potrebbe non appartenere alla relazione. Per esempio, prendete un insieme di persone, prendete la relazione Tizio vuole bene a Caio. Allora, è possibile che Tizio voglia bene a Caio, ma che il contrario non sia vero. Diciamo, potete partire dal concetto intuitivo di relazione, però se io è chiaro subito che anche partendo da quel concetto poi finiamo in un sottoinsieme prodotto cartesiano, perché se io elenco tutte le coppie in cui il primo elemento vuole bene al secondo elemento, facendo riferimento all'esempio di prima, alla fine otterrò un sottoinsieme delle coppie di quel gruppo di persone.
Okay? Quindi questa è la definizione di relazione. Diciamo, R si dice relazione se e solo se R è un sottoinsieme di tutte le parti. Va bene. E come notazione, invece di scrivere esercizio a partire da R, scriviamo meglio X è in relazione con X. Bene. Vediamo adesso, diciamo, non è che ci interessano, sì, ci può interessare una relazione generica, però più spesso ci interesserà un qualche tipo di relazione particolare. Allora, definizione, R si dice una relazione di equivalenza su X se e solo se per definizione. Allora, prima deve godere di tre proprietà. Allora, le proprietà, la numerazione degli insiemi spesso in matematica si fa con le lettere romane minuscole I, V, Q, I. Chiaro? Spesso si fa così. Allora, prima proprietà. X è in relazione con X per ogni X appartenente a X. Questa qui si chiama proprietà riflessiva. Se la volete scrivere nell'altra notazione dovete scrivere xx appartiene a R. Gli elementi che stanno su xx si dice stanno sulla diagonale del prodotto cartesiano, quindi un altro modo di scrivere la stessa proprietà è che la diagonale che si indica con la lettera delta è contenuta nella relazione. Quindi vedete come subito cominciamo a usare un sacco di figure. Quindi sarebbe che x è in relazione a un altro elemento dello stesso insieme. Questa è che x è in relazione con l'elemento y. Questa è che ogni elemento è in relazione con se stesso. Quindi diciamo, se parlassimo di una relazione di equivalenza per quanto riguarda la relazione volere bene a, significherebbe che stiamo assumendo che ogni, che ciascuno vuole bene se stesso. È un esempio in termini matematici? Uguaglianza. La più semplice, ma ce ne faremo molti altri di esempi. La seconda proprietà. Gli esempi li farò appena finisco le tre proprietà. X è in relazione con Y se e solo se Y è in relazione con X. Questa qua si chiama proprietà per ogni XY appartenente a X. Dimenticate. Proprietà simmetrica. Terza e ultima proprietà, se x è in relazione con y e y è in relazione con z, allora anche x è in relazione con z. Questa si chiama proprietà transitiva. Esercizio, enunciate le stesse proprietà nell'altra notazione. Ok, quindi le tre proprietà di una relazione di equivalenza sono: ogni elemento deve essere in relazione con se stesso,
Se un elemento x è in relazione con y, deve valere anche che y è in relazione con x. Se x è in relazione con y è in relazione con z, deve valere anche che x è in relazione con z. Allora, fatemi un esempio non banale di relazione di equivalenza che coinvolga l'insieme delle persone qui presenti. Vediamo un po'. Proprietà simmetrica. No, un esempio di relazione, non di proprietà. Che però deve avere tutte e tre le proprietà. Che però deve avere tutte e tre le proprietà. Sono persone umane. Qual è la definizione di relazione? X è in relazione con Y, quanto? Allora, diciamo più precisamente, avere la stessa età. Allora, noi diciamo che a ogni persona associamo un numero intero che è l'età. Questo numero intero vale dal compimento del, diciamo, del compleanno fino al compleanno successivo. Diciamo. Il giorno del compleanno si conta gli anni compiuti. Quindi a questo punto io posso dire che due persone sono in relazione se hanno la stessa età. No? Qui dentro ci saranno molti, qualche diciottenne, molti diciannovenni, qualche ventenne, poi vabbè ci sarà qualche punto isolato. Ok? Vediamo se goda delle tre proprietà. Ogni persona ha la stessa età di se stessa. È ovvio. Se Tizio ha la stessa età di Caio, vale anche il contrario. Se Tizio ha la stessa età di Caio, se Caio ha la stessa età di Sempronio, anche Tizio ha la stessa età di Sempronio. Ok? Quindi gode delle tre proprietà, quindi è una relazione di equivalenza. Se ci fate caso, questa relazione di equivalenza, se noi prendiamo l'insieme delle persone presenti in quest'aula, che cosa ha fatto? Ha diviso, diciamo, ha partizionato, per essere precisi, il nostro insieme di persone in quelle che si chiamano classi di equivalenza. Cos'è una classe di equivalenza? Classe di equivalenza di x è uguale all'insieme degli y appartenenti a x tali che x è in relazione con y. Ok? Appunto, se la relazione R è di equivalenza, questa in genere si dovrebbe indicare così, però questo simbolo ve lo dico per completezza, ma dimenticatelo perché poi servirà per altre cose. Per esempio indicare la parte intera di un numero reale. Ok? Che significa? Allora, che cos'è? Per esempio, prendiamo lui. Quanti anni fai? 19. 19. Quindi la tua classe di equivalenza chi è? Qua dentro. L'insieme? Dei 19. Adesso, supponiamo che questo sia il sottoinsieme dei 19. Per identificarlo, io qua sopra che ci scrivo. È evidente che ci scrivo 19 a tutti, sì. Invece di scrivere tutti gli elementi, di indicare tutti gli elementi, io scrivo soltanto la 19. Questi sono, è il cassetto di quelli che hanno 19 anni. Poi ci saranno quelli di 18. Sì. E altre età. È chiaro?
Perché ho parlato di partizione? Perché due diversi insiemi qui non si intersecano. Se si intersecassero, staremmo nella stessa classe di equivalenza. Per esempio, se io posso anche fare 19 primo semestre, scusate, 19 fino ad agosto o 19 da giugno a dicembre, però si interseca, siamo sempre nella classe 19. La relazione è stata definita sull'età in anni interi, non sull'età in anni e mesi. Chiaro? Bene. L'insieme delle classi di equivalenza non è l'insieme di prima, è un insieme diverso, è l'insieme in cui ogni classe di equivalenza, cioè ogni sottoinsieme, si riguarda come elemento. Quindi in questo caso è l'insieme delle età, che però non saranno tutti i numeri da 18 fino a 100, ma neanche, cioè, saranno pochi numeri, saranno soltanto le età che sono presenti in questa A. Vediamo un'altra relazione di equivalenza. Tu mi devi dire x in relazione con y quando? Se studio lo stesso corso. Corso di analisi. Allora, qua probabilmente sarà la classe di equivalenza sarà unica, visto che il corso è sempre qui. No, vediamo un'altra che mi sembra più interessante. Allora, supponiamo che ognuno di noi abbia il cognome scritto in lettere latine, scritto traslitterato in lettere latine. Non è una supposizione qualunque, perché potrebbe starci qualcuno che ce l'ha scritto in cirillica o in un altro alfabeto. Però supponiamo che ciascuno di noi, per motivi sul passaporto, deve avere probabilmente il cognome scritto o trascritto in lettere latine. Quindi prendiamo il cognome in lettere latine. Allora, una relazione di equivalenza può essere x è in relazione con y se il cognome inizia con la stessa lettera. Va bene? È di equivalenza? Sì. Sì. Perché ognuno ha il cognome che inizia con la stessa lettera del proprio cognome, è ovvio. Oppure Corelli ha il cognome che inizia con la stessa lettera di Cerruti, vale anche il contrario. Beh, questo è italiano, Provate a traslitterare Corelli e Cerruti in cirillico e ottenere due lettere diverse. Una è co, una è c e una è c. Poi però diciamo la relazione comunque è simmetrica almeno, e poi anche transitiva, per esempio Casadio, Corelli, Corigliani. Casadio ha lo stesso cognome, inizia con la stessa lettera di Corelli. Corelli ha lo stesso cognome, inizia con la stessa lettera di Corigliani. In realtà iniziano tutti e tre per C, che, insomma, la proprietà è anche evidentemente transitiva. Chiaro? Le classi di equivalenza, l'ho già detto, chi sono in questo caso? Iniziamo. Le lettere dell'alfabeto. O almeno le lettere dell'alfabeto per cui esiste almeno una persona qua dentro che ha il cognome che inizia per quella lettera dell'alfabeto. Quindi saranno insieme al massimo di 26 lettere, considerando che la trascrizione usa le lettere d'alfabeto inglese in genere. Va bene? Allora, più complicato è se noi vogliamo fare una relazione che non sia di equivalenza, cioè che abbia per esempio una sola delle proprietà o due su tre. Per esempio, vediamo qualche esempio. In questo caso specifico il nome e cognome. Allora, una relazione deve affermare qualcosa. X è in relazione con Y se e solo se. Quindi,
in questo caso specifico il nome e il cognome non significa niente, perché non c'è un verbo. Allora fai l'affermazione, io ti dico di quale proprietà. La riflessiva sul mio nome e cognome, io il mio stesso nome e cognome. Ah no, in realtà quella, quella è di equivalenza, ho capito quello che vuoi dire adesso. Tu volevi dire la relazione, due persone sono in relazione di equivalenza e hanno lo stesso nome e cognome. No, è di equivalenza. Ci sono gli omonimi, se A è omonimo con B, anche B è omonimo di A, se A è omonimo di B. Se A è omonimo di B e B è omonimo di C, anche A è omonimo di C. Quello che vuoi dire tu, quella è di equivalenza, semplicemente con molta probabilità, con una probabilità quasi unitaria, qui dentro le classi di equivalenza sono costituite da insiemi che contengono un solo elemento. Quindi quello che vuoi dire è che con ogni probabilità qua dentro non ci sono omonimi. Se però prendiamo un insieme più grande di Mario Rossi, la voglio conoscere. Ok. Codice fiscale. Codice fiscale, quello appunto è una funzione, ecco, non c'entra con le relazioni. Il codice fiscale che cos'è? L'insieme di 16 cifre lì. Io non ho lo stesso codice fiscale. No, ne, è una funzione. Da dove va? Dall'insieme delle persone. Allora, il codice fiscale è italiano, che poi bisogna vedere come funziona negli altri paesi, non lo so. Però in Italia chiunque sia nato in Italia, sia nato all'estero, per qualche motivo deve stare qua per un po' di tempo, deve fare il codice fiscale alla fine. Almeno se deve incassare anche un euro per qualche motivo deve fare il codice fiscale. Allora questo codice fiscale come funziona? No, non sto dicendo come funziona, lo so benissimo come funziona, lo posso fare. Se mi dite nome e cognome, faccio il codice fiscale, dammi l'ultimo codice di controllo. Cioè qual è la caratteristica che è univoco, e cioè la funzione è inie persone diverse, abbiamo trovato un esempio di un'altra cosa, cioè di funzione iniettiva. Funzioni diverse devono avere codici fiscali diversi. Cosa succede se due persone andando a fare il codice fiscale hanno lo stesso codice fiscale? Allora, come si fa a garantire che la funzione sia iniettiva? Allora, non è così facile. Allora, innanzitutto si procede a una serie di calcoli, insomma una serie di diciamo una giusta posizione di funzioni, no? Si prendono le tre lettere dal cognome, tre lettere dal nome, poi si prende la data di nascita, poi ci si mette se maschio e femmina, poi ci si mette dove è nato e poi alla fine ci si mette il codice controllo. Quindi il fare tutto questo, per esempio si mette il giorno della data per i maschi, si mette il giorno più 40 per le femmine, ok? Poi c'è la lettera del mese. Quindi nel fare tutte queste diciamo, nel calcolare tutti questi caratteri alfanumerici è estremamente improbabile che ci siano due codici uguali, ma può succedere, potrebbe succedere. Vediamo un po' un caso in cui può succedere. Basta avere lo stesso nome e cognome, essere nato nella stessa provincia. No, perché poi c'è di controllo. Allora, vediamo un caso. No, il codice di controllo è una funzione degli altri, quindi se sono uguali i primi 15 è uguale pure il 16. Nato nel 900, è nato nel 2000. No, no. Diciamo, a parte la probabilità che ci siano persone nate a 100 anni di distanza è piccola, ma non è quello. Un caso normalissimo, mettiamo che nascono due gemelli, uno lo chiamano una femmina e un maschio,
Allora, una la chiamano Maria e l'altro chiamano Mariano. MRA, MRA. Il cognome è lo stesso, il posto di nascita è lo stesso. La data di nascita è la stessa, tutto quanto uguale. Ma la femmina si aggiunge una. Ah, scusate, la femmina. Mettiamo... Due, devono essere tutte e due maschi, sì, no, sono... non è difficile pensare a due nomi che abbiano... che danno lo stesso, la stessa terra di Daniela. Comunque, in quel caso che si deve fare? Ehi, non andiamo per la tangente, insomma, non è che lo sto a fare più sfizio. In quel caso che si deve fare? In quel caso, quando lo vai a registrare alla... una delle prime cose che devi fare se ti nasce un figlio, devi andarlo a registrare anche all'ufficio delle entrate. Perché se non hai il codice fiscale non c'è l'assistenza sanitaria. E quando lo vai a registrare all'agenzia delle entrate, che è quella che fornisce i codici fiscali, uscirà, una volta che hai registrato il primo, quando vai a registrare il secondo, esce che quel codice fiscale è occupato. Quindi, quella prende il nome, lo cambia, diciamo, cambia lettera e lo differenzia. Chiaro? Ci sono... Poi, ovviamente, se proprio uno si chiama allo stesso modo, sono nello stesso posto, eccetera, eccetera, allora ci dovrà essere un modo, si dovrà ricorrere a qualche atto legale per differenziarli in qualche modo. Però, diciamo... In quel caso non segue la regola. Sì, in quel caso non segue la regola generale. È un'eccezione che va, che viene fatta apposta per garantire l'unicità del codice fiscale, cioè il fatto che il codice fiscale sia una funzione iniettiva. Il codice di controllo invece a che serve? Il codice di controllo è un codice finale. Cioè la sedicesima è una lettera. In base alle lettere varie, le lettere di... Non ho detto come si calcola. Come si calcola è una funzione complicata e normalmente non si ricorda a me. E non ci interessa. Ho detto a che serve. Perché si mette. Non bastano i primi 15. Se il sedicesimo è funzione dei primi 15 e se sono uguali i primi 15 è uguale anche il sedicesimo. E quindi è sempre quella persona, perché abbiamo detto che la funzione era iniettiva. Per ogni persona, diciamo, ogni persona diversa ha una codice fiscale diversa. Per controllare se è falso o meno. Per controllare se è falso o meno, ma non tanto, perché diciamo su internet ci sono 45.000 programmi che ti calcolano il codice fiscale e anche l'ultimo codice controllo, e quindi se tu ti sei inventato il nome ti dicono il codice controllo giusto. Per controllare un'altra cosa, però non distante da quello che hai detto. Per controllare che non ci siano errori, è un codice di ridondanza che serve a controllare che non ci siano errori. Se tu ti sbagli a scrivere, o quello o l'operatore si sbaglia a scrivere una delle prime 15 lettere, una o più delle prime 15 lettere, la probabilità che coincida il codice di controllo, se sono usate le lettere alfabetiche, è 1 su 26. Ok? E quindi l'atta esce fuori, no, non può essere. Torna indietro, vai a vedere dove hai sbagliato. Chiaro? A quello serve. A... Un altro esempio importante di codice di controllo che viene usato. Il codice di controllo nel codice a barre degli alimenti. Quando quello passa sulla cassa, a volte il codice non passa, lo deve digitare. Quel codice, se lo digita male, che succede? Dice un altro prodotto, allora invece di 2 euro mi fanno pagare 200 euro, e invece di 200 euro mi fanno pagare 2 euro. La cassiera sarebbe con i capelli dritti se ci fosse questa possibilità, dovrebbe stare qua, lo ricontrollerebbe 50.000 volte. Invece non è così. Se lo digita male, che succede? Beep. Allora lei lo guarda me e digita bene. Quindi se lo digita male, c'è un codice di controllo alla fine, per cui se lo digita male non passa il prodotto. E quindi lo deve ridigitare. E quindi si evita la possibilità che qualcuno paghi 200 invece di 2 o 2 invece di 2. È chiaro? Quindi le funzioni servono. Ok,
Torniamo alle nostre relazioni, mettiamo un'altra definizione. R si dice una relazione d'ordine X. Allora, relazione è sempre una relazione nel senso di sottinzione prodotto cartesiano. Si dice d'ordine stavolta se possiede le seguenti tre proprietà. La prima rimane uguale. E come si chiamava la proprietà? La terza pure rimane uguale. Che si chiamava? Anzi. La seconda cambia. Questa qua si chiama proprietà antisimmetrica. Allora, fatemi un... In realtà dovrei scrivere in maniera leggermente più precisa, ma adesso ve lo preciso a parole. Facciamo un esempio di una relazione d'ordine. Quello dei numeri naturali. Penso che uno e due siano... No, pensiamo sempre alle persone di questa, di quest'anno. In che ordine le vuoi mettere? Puoi mettere in ordine, per esempio, già sono usciti due ordini, ordine alfabetico e ordine d'altezza. Ok? Facciamo l'ordine d'altezza che è più interessante. Allora, per metterli, allora, prima di tutto, l'altezza in che cosa la vogliamo misurare? Centimetri. Metri e centimetri. Si può misurare anche in piedi, pollice e quant'altro. Se la misuriamo in metri e centimetri, ci fermiamo al centimetro. C'ha senso mettere i millimetri? Perché no? Vi siete misurati la mattina e la sera? Ci sta un centimetro e mezzo di differenza. Comunque, creiamo una funzione che ogni persona associa la sua altezza in metri e centimetri. Dopodiché, in realtà, la relazione non funziona tra le persone, ma la relazione funziona tra le altezze. Allora, diciamo che x è in relazione con y, lo specificherò meglio. Adesso torniamo alle persone. X è in relazione con y se x ha un'altezza maggiore o uguale. Vedete subito, ci deve mettere l'uguale. Perché ci deve mettere anche l'uguale? Perché altrimenti non vale la proprietà, sì, ma manco quella simmetrica. Perché se ci mettete maggiore e stretto, x non ha un'altezza maggiore e stretta della sua. Quindi, prima cosa, maggiore o uguale. Poi, se A ha un'altezza maggiore o uguale di B, B ha un'altezza maggiore o uguale di C, anche A ha un'altezza maggiore o uguale di C, è ovvio, quindi va la proprietà transitiva.
Poi se A è un'altezza maggiore o uguale di B e B è un'altezza maggiore o uguale di A, allora A e B no, sono uguali, hanno la stessa altezza. Quindi in realtà qui c'è una piccola ambiguità. Quando enuncio la proprietà antisimmetrica, o prima passo alle altezze, quindi passo all'insieme delle altezze, e allora lì effettivamente è una relazione d'ordine sull'insieme, ma non sull'insieme delle persone, ma sull'insieme delle loro classi di equivalenza, cioè delle altezze, oppure dovrei definire prima una relazione di equivalenza, avere la stessa altezza. Allora, in questo caso non dovrei qua scrivere uguale, ma dovrei scrivere allora stanno nella relazione di equivalenza corrispondente, cioè le relazioni d'ordine si fanno rispetto a una relazione di equivalenza sottostante. Prima si definisce una relazione di equivalenza, poi una relazione d'ordine rispetto a quella relazione di equivalenza sottostante è tale che questa qui, e quando va la proprietà antisimmetrica, allora stanno nella relazione di equivalenza. Se la relazione di equivalenza, per esempio, è avere la stessa altezza, allora la relazione d'ordine è avere un'altezza maggiore o uguale di, quando andiamo alla proprietà antisimmetrica, comporterà che se A ha un'altezza maggiore o uguale di B e B ha un'altezza maggiore o uguale di A, allora A e B hanno la stessa altezza e quindi stanno in quella relazione di equivalenza. Tutto ciò non lo scrivo in maniera più precisa perché, diciamo, intuitivamente è molto chiaro, se lo andiamo a scrivere ci confondiamo solo le idee. Va bene? Diamo invece un altro esempio per far capire un concetto invece importante. Prendiamo la relazione essere antenato di, però ci mettiamo anche il caso che ognuno è antenato di se stesso, cioè la linea genealogica, chi sono i tuoi? Sapete come si calcolano i gradi di parentela? Sì. Allora, il grado di parentela con tuo fratello? Uno. No? Due. Allora, vedi che non lo sapete. Allora, cosa si fa? Si risale all'avo comune e poi si scende dall'altra parte. Ok? Quindi, gli unici parenti di primo grado sono i genitori e i figli. Fratelli sono parenti di secondo grado, cugino parente di quarto grado, cugino di primo grado perché devi salire al nonno, tuo zio terzo grado, uno, due, si è acquisito. Se è acquisito non è parente, e affine. Ci sono le parole giuste, per esempio se mi chiedete la differenza tra Germani e fratelli, io non la so, cioè la sapevo, ma poi non l'ho. Vai a leggere qualche atto di, vedrai che compare in questa cosa. Ci sono le parole. Poi ci sono anche i casi in cui ci sono diciamo dei dialetti che possono essere più precisi dell'italiano. Per esempio, chi è la suocera? La mamma del marito. O la mamma del marito. In italiano è uguale. In napoletano no. Chi è la suocera in napoletano? La mamma del marito. La mamma della moglie in napoletano è la gnora. Ci sta differenza, c'è differenza, c'è una differenza bella, ora si sente. Allora torniamo alla relazione essere antenato di. Allora la riflessività la imponiamo noi, ognuno è antenato di se stesso. Poi, quindi la imponiamo noi, essere antenato o essere se stesso. Che significa essere antenato di? Che sta nella linea genealogica a salire dei tuoi
Quindi è una relazione d'ordine? Sì. Vabbè, se la facciamo in ordine discendente, perché se tu sei antenato di Tizio, allora Tizio sarà tuo figlio, tuo nipote, eccetera. Se lui è un antenato di un altro suo figlio, eccetera, tu sarai bis nonno, bis nonno di quello. Si verifica subito che è una relazione d'ordine. Tuttavia, e dov'è la disimmetrica? Tu e tuo zio, tu sei antenato di tuo zio? Tuo zio è antenato tuo? Allora non è quella che si dice, che non è una relazione d'ordine totale. Quando io confronto due numeri, per esempio le altezze, se confronto le altezze, o A è maggiore o uguale, l'altezza di A è maggiore o uguale di quella di B, o viceversa, non si scappa, una delle due deve essere vera. Quella è una relazione d'ordine totale. Questa no. Un altro esempio di relazione d'ordine totale, non totale, scusate, è l'inclusione tra due insiemi. A, diciamo, la relazione d'ordine di inclusione è riflessiva, perché un insieme è incluso in se stesso, considerando tra l'inclusione, diciamo, anche il caso dell'uguaglianza. Poi se A è contenuto in B e B è contenuto in C, è ovvio che A è contenuto in C, proprietà transitiva. Poi la doppia inclusione l'abbiamo sfruttata stamattina: se A è contenuto in B e B è contenuto in A, A e B sono uguali. Beh, però ci sono dei casi come in questo, in cui A non è contenuto in B e B non è contenuto in A. Quindi questa relazione d'ordine, diciamo, diamo la definizione, vabbè, solo questo e poi ce l'andiamo, visto che sono le 11:02 minuti. Una relazione d'ordine, in genere la relazione d'ordine, invece di indicare un simbolo R generico, si indica con un minore uguale storto per indicare che non è per forza il minore uguale ai numeri reali, ma un'altra relazione d'ordine. Si dice totale se solo se, per definizione, dati x, y, appartenente a x, è necessariamente vera, x uguale x, oppure l'antisimmetrica. No, non è l'antisimmetrica. Totale significa tutto può essere confrontato, quindi ho due elementi, è vera questa oppure è vera questa. Questo pure è un well o è un out? No, è un well. Potrebbero essere vere tutte e due, in quel caso scatterebbe la proprietà antisimmetrica e allora x sarebbe uguale a y. Però almeno una delle due deve essere. Bene. Chiaro? Ci sono delle relazioni d'ordine in cui due elementi diciamo, sono né in quella relazione né nell'altra. In quel caso si parla di elementi non confrontabili.